iniziare. Bene, innanzitutto, salve a tutti, buon divertimento per i prossimi 50 minuti. Alcune cose saranno piacevoli, altre un po' meno, ma cercheremo di renderle tutte piacevoli possibilmente. Allora, il mio handle su Twitter è Darth Vader, non troverete mai nessuna foto, neanche tra gli speaker. Quindi per chiunque pensava di entrare e trovare Darth Vader, è andata male in qualche modo. Allora, chi sono io? Lavoro per Red Hat da un paio di anni, direi. Il mio lavoro è attualmente sul messaging broker Artemis, ipotetico nuovo ActiveMQ. In realtà non è solo quello, è il 50% del mio lavoro, perché il resto è fare test di performance. Sono un membro attivo di un gruppo, diciamo, in cui le performance sono un argomento piuttosto sensibile. Entusiast DDD, Apache Committer, attivo membro del JUG. Spero anche voi, se no, da domani, mi raccomando. E ho lavorato a diverse librerie, in cui le performance sono un argomento piuttosto sensibile. Mi trovate su Twitter come Forked Franz. Allora, senza indugiare oltre, andiamo alla fonte della conoscenza, Wikipedia, dopo Stack Overflow. Beh, chiaramente. Allora, innanzitutto un profiler. Qual è il momento in cui si decide di utilizzare un profiler? Qual è lo scopo? Lo scopo è tipicamente spendere del tempo nel capire alcuni aspetti di un applicativo, tipicamente complesso o meno complesso, dove vengono spesi. Può essere sia dal punto di vista del tempo utilizzato in alcune parti dell'applicativo per fare qualcosa, o se non il tempo, altre metriche, l'allocazione di memoria, per esempio. Quelli sono i due aspetti principali. La modalità con cui un profiler funziona, tipicamente, almeno stando a Wikipedia, sembrano essere statistica oppure strumentata. Statistica è quello che tipicamente, anche nel toolbox fornito da Oracle con JVisual VM, è il sampling vero e proprio. Deve avere una serie di caratteristiche che si chiama statistica proprio perché i sample, i campioni catturati, devono avere tutta una serie di caratteristiche che vedremo nel resto del talk. C'è anche la versione profilata o strumentata. Ho ripetuto profilata non a caso perché sempre JVisual VM, ma anche altri, JProfiler, forniscono la versione strumentata chiamandola profilazione, ma in realtà la profilazione include entrambe le categorie, quindi sia quella statistica basata su sampling che l'altra basata su strumentazione. Non parleremo durante il talk dei profiler strumentati, per una semplice ragione: provate a farli andare in produzione. Io ci ho provato e non era contento nessuno. Perché tipicamente rallentano da matti i programmi, cambiano il comportamento dei programmi in una maniera così profonda e sensibile che alla fine non sono adatti allo scopo. Il sampling, a seconda dei casi, potrebbe esserlo. Allora, chi di voi conosce JVisual VM? Ok, ci può stare. JProfiler? Ottimo, ottimo. Java Mission Control. Ok, ultimamente diciamo che è andato più alla ribalta, che è diventato anche open source, no? YorkKit? Un po' di meno, un po' di meno. In termini di costo, senza voler fare marketing di ogni sorta, dopo tutto io ero quello che me li trovavo quando lavoravo in altre compagnie questi programmi, YorkKit e JProfiler, che io sappia, si pagano. Java Mission Control costava un po' all'epoca, adesso in teoria è gratuito. JVisual VM è uno dei più noti anche perché si trova direttamente nella toolbox della OpenJDK, o comunque di Oracle. Allora, nel 2018, questa era la statistica peraltro del 2015, nel 2018 non ho purtroppo trovato nessuno che mi desse delle statistiche, ma ci fidiamo dell'altra fonte della conoscenza, Google. Effettivamente, facendo una ricerca banale su quelli che sono i Java Profiler, si ricade sempre in quelli. JProfiler, YorkKit, JVisual VM ovunque. Okay? La questione è che, come abbiamo detto, quello che ci muove a utilizzare un profiler, soprattutto in un sistema reale, è che il sistema reale ha una complessità tale per cui io, sviluppatore,
che sono parte degli sviluppatori, che ha lavorato a questo programma, non necessariamente ho tutta la conoscenza necessaria per dire dove andare a mettere mano. Mi serve qualcosa che mi sottolinei le parti che richiedono la mia attenzione. Okay? Il problema è che i sistemi di adesso arrivano ad avere 150 milioni di linee di codice per software di una macchina. E in realtà buona parte di quello che noi realizziamo, a parte casi estremi, ma anche nel mondo IoT, effettivamente i software sono grossi, fanno tante cose. Ed è per questo che quando ci si trova davanti questo, questi sono 5 minuti di MySQL. E la cosa più interessante è che non sta facendo niente. È la rappresentazione in tabella di MySQL quando non fa nulla per 5 minuti. Non è, è un'immagine a 4K. Non mi metto neanche a spiegarvi che cosa faccia, perché è una cosa incomprensibile. Bisogna avere tanto tempo, diciamo, per starci dietro. Ed è il motivo per cui Brendan Gregg, performance guru, che lavora in Netflix, è uno degli avvocati, diciamo, i sostenitori, diciamo, più profondi dei Linux Perf Tool, poi vi spiegherò che cosa sono per chi non li conosce, ha deciso di arrivare a questo. Questa è la stessa rappresentazione dei dati di prima. Non c'è nessuna differenza di quello che mostra. È fondamentale. Non vi ho ancora spiegato come si leggono, però questa cosa è abbastanza evidente che se per caso fosse semplice leggerli, beh, direi che abbiamo quadrato il cerchio, perché possiamo raccogliere le informazioni di profilazione in una maniera tale che è leggibile anche se il programma è estremamente complesso e fa tante cose. Allora, Julia Evans, se non la conoscete seguitela su Twitter. Lei è un evangelist di tutto, tutto, davvero, ed è una scrittrice di blog allucinante, oltretutto. Julia Evans spesso e volentieri produce dei fumetti per spiegare alcuni aspetti tecnologici delle cose che studia. Sui Flame Graph ha prodotto questo fumettino, ma la parte, diciamo, che a noi interessa e che poi andremo a vedere meglio è che i Flame Graph rappresentano stack trace, campioni di stack trace da un programma. Ok, quindi i sample, nel nostro caso i campioni catturati, sono stack trace, nulla di diverso da quello che si ha nello stack trace di un'eccezione in Java, fondamentalmente quello. Quindi la sequenza di chiamate fino ad arrivare all'ultima chiamata, che è quella che in quel momento sta venendo eseguita. Ok? Andiamo con un esempio però col codice, che aiuta un po' di più a capirlo. Allora, innanzitutto, alla base, andiamo sul sorgente. Non ho scritto il main, perché non ci stava, quindi ve lo dico a voce. Il main continua a chiamare A, questo metodo A. Il metodo A chiama un metodo B, il metodo B chiama C, D e fa delle cose, che io ho chiamato EV Works. C a sua volta fa sempre quelle stesse cose e D fa quelle cose due volte. Okay? A fondamentalmente non fa niente, chiama B e basta. B ci aspettiamo che faccia qualcosa. Vediamo il flame graph risultante come viene. Alla base del flame graph è scritto il thread che sta eseguendo effettivamente, il thread ID, che sta eseguendo questo stack trace. Vi sono una serie di chiamate, arriviamo direttamente ad A, che è la parte che ci interessa. A ha un rettangolo di una certa dimensione. Questa dimensione sono il numero di volte che in uno stack trace è comparso A, direttamente o indirettamente. Io direi anche indirettamente, visto che A di suo non fa nulla, chiama qualcun altro. A sua volta, sopra di esso, vi è B, che effettivamente fa qualcosa, che a sua volta chiama C o D. Allora, vi ho detto prima che la ampiezza dei rettangoli rappresenta il numero di campioni, ok? Quindi il numero di volte che è comparso. B, vedendo il codice sorgente, fa qualcosa, EV Works, ok? E infatti ha un rettangolino bianco sopra di esso, o anzi è libero, non ha niente sopra di sé, che è praticamente il suo codice. Okay? È il tempo speso dentro se stesso, facendo EV Works. Poi B chiama C, e come potete vedere la larghezza di C è più o meno la stessa di quella
di B, perché in effetti entrambi, sia B che C, eseguono i V-Works. Ok? D, d'altro canto, fa due volte questa cosa. In effetti, a grandi linee, si potrebbe dire che più o meno è largo il doppio. Ok? Spero che sia chiara questa cosa. Cosa a me personalmente ha tratto in inganno quando ho visto la prima volta i flame graph? Ero convinto rappresentassero il tempo sull'asse delle X. Non è così, chiaramente. In realtà, sull'asse delle X, il rettangolo bianco, questo qua, C e D, sono in quell'ordine, solo per una questione alfabetica. Il tempo non esiste. Sono solamente dei campioni, quindi sono stack trace rappresentati dal basso verso l'alto, dal chiamante al chiamato. Ok, vediamo invece una rappresentazione classica di questa stessa cosa. Nella rappresentazione classica, ho preso JVisual VM, è stato lui il malcapitato, però potevano essere anche gli altri profiler. Abbiamo una lambda, probabilmente, all'interno del main, che viene chiamata, e abbiamo tutta una serie di metriche sul tempo passato all'interno del metodo facendo qualcosa e il tempo totale, quindi potrebbe essere anche di qualcuno che chiama qualcun altro. E c'è già un primo problema. Dovevo mostrarvi la rappresentazione, vorrei mostrarvela, però il problema è che non ci sono quei metodi. Non ce n'è uno. E non ho fatto girare per poco questa cosa. Questa cosa è girata più o meno 10 minuti. Okay? Quindi il primo problema, questa rappresentazione sarebbe efficace se arrivassimo a vederla. Poi cercheremo di arrivarci, però il primo problema è che non c'è nulla. E poi c'è qualcosa che io personalmente non mi aspetto. Per esempio, nella parte ad albero, sopra, è possibile vedere che ci sono due thread di esecuzione. Thread 0 e il main. Il thread 0 era quel thread che continua a chiamare A, fondamentalmente, in teoria. Noi non lo vediamo qua, però fidatevi sulla parola. Main aveva un system.in.read, quindi una chiamata bloccante che aspetta che qualcuno lo fermi, che è questa, buffered inputStream.read. Se andate nel javadoc scoprirete che è una chiamata bloccante. Questo è un altro problema, ed è un problema grossino, perché buffered inputStream.read non si vedono i due header, ma ha sia self-time che total-time, quindi vuol dire che sta usando del tempo di CPU. È una cagata. Cioè, io mi spaventerei, un system.in.read mi deve risultare come qualcosa che sta facendo qualcosa, ovviamente no. Quindi il primo problema grosso col profiler, coi profiler, coi sampler in genere, è che la specifica Java non è propriamente giusta per quanto riguarda thread state. È una pratica che io faccio non quotidianamente, mensilmente, prendo un javadoc a caso delle cose che uso più spesso. Questo è un javadoc che a me personalmente ha stupito e secondo me vale la pena darci un'occhiata. Allora, un thread è in uno stato runnable se sta venendo eseguito all'interno della Java Virtual Machine, ma potrebbe aspettare su altre risorse del sistema operativo. No, aspetta. Ed è runnable. Come runnable? Cioè, lo so che è runnable, potrebbe potenzialmente venire eseguito, ma non c'è un running. Se ci fosse nella enum dei thread state anche running, direi, ok, beh, ci sta. Poi c'è running. No, non c'è running. C'è runnable. Quindi non c'è nessuna distinzione in Java da specifica tra qualcuno che fa qualcosa e qualcuno che aspetta. Non c'è. Questo è decisamente non corrisponde al principio di minor sorpresa. Okay? Effettivamente io non me l'aspettavo. Quindi il primo problema con i profiler, JProfiler, prendete veramente qualsiasi, è questo. Si adattano a quella che è la specifica Java, in questo senso. Il flame graph di prima, non sono io che ho fatto il crop dell'immagine e vi ho fatto vedere solamente la parte che mi interessava. È quello. Quindi evidentemente il profiler che ha preso quel frame graph ha una marcia in più. Ed è quello che andremo a vedere in questo talk, in fondo. Non solo i frame graph, ma chi li produce, perché è diverso e perché conviene usarlo. Allora, i metodi sembrano essere scomparsi in qualche modo. Questo era il secondo problema. Il primo, quello su thread, sulla presenza della chiamata bloccante, credo che è abbastanza risolto.
quella chiamata veramente non consuma CPU. Okay? Però è rimasto il problema che quei metodi non ci sono. Okay? Allora, vediamo se effettivamente ho usato qualche trucco. È ancora meno leggibile, me ne rendo conto. Poi andiamo a zoomare effettivamente la parte che ci interessa. A chiamava B, quindi non fa niente di suo. B chiama C e D e fa qualcosa, C fa qualcosa e D fa qualcosa due volte. Cos'è questo qualcosa? È questo rettangolino qua. Ok? Andiamo a vederlo meglio che cos'è. Allora, questo pezzo di codice è speciale. Non ho voluto fregare la GVM. La cosa interessante è che questa cosa succede molto più spesso di quanto non pensiate nel codice che voi scrivete, di fare un for loop che fa qualcosa. Io l'ho scritto in una maniera tale che la GVM non può eliminarlo, il perché farò un altro talk, perché vi assicuro ci vorrebbe un altro talk intero per questa cosa, quindi fidatevi solo su quello, sulla parola, ma la cosa più importante è che non si sa perché, ma la GVM lo considera corto. E quando dico che questa assunzione è valida sempre, intendo dire sempre, la GVM, anche se works, che dovrebbe stabilire quante volte verrà eseguito questo ciclo, dovesse essere 2 miliardi, lui sarà sempre convinto che sarà corto questo ciclo. E questo genere di cicli, la GVM li definisce come counted loop. Evidentemente è speciale, perché se riesce a scomparire dai profiler deve avere qualcosa di speciale. Andiamo a vedere che cosa. Allora, queste sono tutta una serie che io ho raccolto, non io in realtà, non solo io, anche Nitzan Vakard, se non conoscete il blog andatelo a leggere, è una figata, molto bravo lui, e è una raccolta di quelli che secondo la GVM sono considerati counted loop, cioè corti, oppure no, totalmente casuale, spesso e volentieri insensata. Vi indico quello che a me interessa. Allora, il primo ovviamente è questo. Un for int, come quello di prima, ok? E abbiamo stabilito che quello è un counted loop. Se mettiamo long, ma stiamo contando sempre fino a intero, magicamente non è più counted. Cioè, la GVM considera lo stesso numero di iterazioni, in un caso è corto, nell'altro è lungo. Perché? Eh beh, chiaro, se usi long, siccome sei un bravo programmatore, vuol dire che davvero lo vuoi fare tante volte, giusto? Allora, cerchiamo di capire quanto fa differenza il fatto che non sia counted. È una modalità di esperimento un po' all'allegro chirurgo, non so se lo conoscete. Però effettivamente funziona in questo caso. Semplicemente cambiamo da int a long. Vediamo se fa qualche differenza. E direi di sì. Magicamente i metodi sono ricomparsi. La cosa interessante è che sono pesati anche nella maniera corretta. Quindi, abbiamo detto che A non fa niente di suo e in effetti ha 0 millisecondi di self time, 0 millisecondi di CPU, non fa veramente niente a parte chiamare qualcun altro, infatti è il total time, che sarebbe il tempo di aver chiamato qualcun altro che invece fa davvero qualcosa. E anche il peso è estremamente preciso, perché abbiamo detto che B faceva qualcosa oltre a chiamare C e D. E in effetti B fa qualcosa, e lo fa in questa misura, come percentuale. C, anche lui eseguiva quel medesimo loop, e anche lui si ritrova ad avere lo stesso peso nell'equazione del tutto. E D faceva due volte quello che facevano gli altri, e in effetti è lungo il doppio. Ok, a quanto pare non essere counted è fondamentale per questo profiler, e non solo questo profiler, vedremo quali altri, per riconoscere cosa sta succedendo. Allora, c'è un motivo perché ho messo in grigio leggero il tutto. Questa è la definizione di safe point. Se andate sullo glossario di termini dell'Outspot, questo dovrebbe essere un dettaglio implementativo. Peccato che esista in tutte le JVM. Quindi non è più tanto un dettaglio implementativo. Fondamentalmente, riassumendo che cos'è, dal punto di vista delle GVM ci sono dei momenti in cui può sentirsi libera di fare ottimizzazioni, muovere i reference, contare quello che succede. Okay? Il problema è che è un mostro concorrente la GVM, quindi fa altre cose. Ha bisogno di stabilire questi momenti con un meccanismo cooperativo col tuo programma. Okay?
Allora, questo meccanismo cooperativo, diciamo che è cooperativo a metà. Perché? Esistono delle operazioni che a prescindere vogliono portare il tuo programma a un save point perché ne hanno bisogno. Se guardiamo la slide prima, GC è continuamente ripetuto. Evidentemente il GC è una di queste. Quindi quando il garbage collector vuole partire, fare qualcosa, è un'operazione che ha bisogno che sia un save point, la GVM, cioè un punto sicuro in cui può fare delle cose. Non è l'unica cosa. Senza guardarle tutte, quelle che davvero ci interessano sono le ultime tre. Le altre ve le ho messe perché se le andate a cercare dovete andare sul codice C++ della GVM per trovare questa lista. Quindi tenetela cara se andate alla presenta se andate a rivedere questa presentazione. Allora, get all stack trace, get stack trace e poi l'ultima nozione di default. Get all stack trace, traces, è utilizzata da tutti i profiler, a parte JMC. Tutti, ok? Quindi vuol dire che questo profiler, per poter recuperare lo stack trace, ha necessariamente bisogno di chiedere alla GVM, ti prego, vai in un save point. Ok? Fondamentale questa cosa. L'ultimo, get stack trace, è quella singola, per il singolo thread. E poi guaranteed save point interval è quello che succede di default alla GVM. La GVM continua a scandire quello che è per lei il tempo. E siccome ha delle operazioni da fare per mantenere i reference, ce ne sono veramente tante, ha bisogno ogni secondo, il 1000 sta per millisecondi, di triggerare un save point. Lo farà sempre, di suo. Allora, il meccanismo vi ho detto che è cooperativo a metà. Senza impazzire, ma sì, dai, diamo un'occhiata all'assembly. Allora, beh, l'assembly piace a tutti, in fondo. Vabbè, a parte... No, beh, non è vero, non piace in genere. Allora, vediamo sull'assembly che cosa succede. Ho detto che è cooperativo a metà. Il tuo codice viene eseguito, ok? Nel momento che viene eseguito, e eseguito n volte, potrebbe venire compilato in varie modalità, fino ad arrivare a essere prodotto l'assembly. Quando viene prodotto l'assembly, allora la GVM ha già valutato quello che secondo lei è corto, lungo, anche nei counted loop di prima che abbiamo visto. Una volta che ha fatto questa valutazione, deve decidere in quali momenti può verificare se è stato richiesto un save point. Perché giustamente il tuo thread Java per fermarsi, perché il save point ha bisogno che si fermi fondamentalmente quel thread, ha bisogno di chiedere questo meccanismo. Il meccanismo scelto dagli sviluppatori della JDK affinché ogni thread che sta eseguendo del codice Java va a chiedersi se si è arrivati a un save point è quello di fare un test su una pagina mappata. Quindi è un'area di memoria, fondamentalmente, e viene fatto un test. Cosa succede quando viene fatto questo test? Supponiamo che non è stato richiesto nessun save point, ok? Nel momento in cui viene fatto il test, viene salvato nella variabile che tiene il risultato del test il valore e va avanti il programma. Quindi non succede niente. È un'istruzione che fondamentalmente non fa nulla. Okay? Mettiamo invece il caso in cui è stato armato un save point, perché ricadiamo in quell'intervallo, abbiamo detto che ogni secondo lo fa la JVM, che lo vuoi o no, è accaduto che voglio un save point. Bene, il codice viene eseguito, si arriva a questo stesso test. Nel momento in cui è stato richiesto il save point, la JVM ha protetto da lettura quella stessa pagina. Quindi avviene quello che, memory di chi ha utilizzato C nel passato, segmentation fault. Nulla di più. Nel momento in cui avviene questo segmentation fault, la JVM ha un signal handler, quindi un listener per questo genere di eventi, cattura questo evento e dice: bene, il primo thread è arrivato, sotto agli altri. Basta, è finita lì. Quindi viene sospeso dal segmentation fault il thread. E il listener non fa altro che attendere che tutti i thread arrivino a quel punto. Perché tutti i thread? Dopo vi spiegherò perché, in realtà. Allora, questi save point poll vengono messi con la GVM secondo un criterio. È un criterio che non è così variabile come uno si aspetterebbe. È una cosa che è fissa da 15 anni, quindi posso sentirmi abbastanza libero da...
da anche elencarli. Allora, se il codice non è stato eseguito abbastanza volte, quindi viene eseguito dall'interprete Java, ogni due bytecode, ogni due istruzioni di bytecode, viene messo un save point poll. Ricordiamoci, è un'istruzione il save point poll, quindi vuol dire che di tre cose che fa l'interprete, almeno una non serve a niente. C'è un motivo perché è lento, oltretutto. Però lo deve fare, perché il save point serve. Voglio far partire il GC, ho bisogno del save point. Voglio il stack trace, ho bisogno del save point. Okay? Poi, nei non counted loop, quindi in un loop che usa long, e quindi la GVM dice, vabbè, questo è lungo, non posso mica mettere un save point poll alla fine, perché magari potrebbero passare ore. Allora, sai che faccio? A ogni iterazione lo metto. Quindi ogni iterazione con un long mette il save point poll. Qualcuno di voi penso che già inizi a capire dove voglio arrivare. Penso. Però ci arriviamo comunque insieme. All'uscita dei metodi. Quindi quando un metodo viene compilato, il poll return che vi ho fatto prima vedere in assembly era perché era un'uscita di una funzione. Quindi ogni volta che c'è una chiamata di funzione, all'uscita save point. All'uscita di una chiamata JNI. Un po' più complicato. Ora come ora possiamo ignorarla questa cosa. L'ultimo, il penultimo, è un baco. Ve l'ho scritto sempre perché non si sa generalmente, ma se siete incuriositi andatevelo a vedere. Mai nei counted loop. Ecco in cosa sono speciali i counted loop. In quanto durano poco, perché fermarsi? Facciamoli veloci. Magari durano tre iterazioni, perché devo perdere la quarta per fare il save point poll? Tanto durano poco, cioè 2 milioni di iterazioni, che ci vorrà? No? Questo è un problemino, effettivamente. Chi conosce l'inlining che cos'è come meccanismo? Ok, allora, l'inlining è la madre di tutte le ottimizzazioni, a detta di chi l'ha creata. Non l'ha creata, l'ha implementata per la prima volta su una OpenJDK. Che cosa fa? Ogni volta che viene fatta una chiamata di funzione, teoricamente andrebbe creato lo stack frame, vengono messi i parametri, il valore di ritorno. Insomma, questo è il processo classico per creare una chiamata, per effettuare una chiamata di funzione. Quando la GVM, tramite le sue euristiche, anzi il JIT, just in time, il compiler, capisce che un metodo, tutto sommato, se la può risparmiare la chiamata perché è piccolo o per tutta un'altra serie di ragioni, allora dice, ma allora perché devo pagare il costo della chiamata? Che costa? Visto che il metodo è piccolo. Allora facciamo così, copio il corpo del metodo nel chiamante. E questo abilita la GVM a fare un'altra vagonata di ottimizzazioni, per quello che è la madre di tutte le ottimizzazioni. Ed è il motivo per cui una delle buone regole in Java è quella di usare metodi piccoli. Perché una delle euristiche è proprio questa. Se il metodo è piccolo, allora probabilmente verrà inlineizzato. E se viene inlineizzato costa poco, quindi meglio creare delle belle astrazioni leggibili, perché probabilmente la GVM le ottimizzerà. Ok? Il fatto dell'inlining è speciale anche dal punto di vista dei save point. Perché abbiamo detto che ogni volta che c'è una chiamata di un metodo, alla fine c'è il save point, all'uscita. Però se viene inlineizzato il metodo, il save point potrebbe mantenerlo nel corpo del chiamante. Ma la GVM, che è più furba di noi, dice, aspetta, se è corto quel metodo, perché devo tenermi il save point? Anche qua, leviamolo, ok? Allora, mi avvarrò di questo bellissimo tool chiamato JITWatch. JITWatch permette di dare un'occhiata ai log di compilazione del tuo programma per capire quali metodi sono stati inlineizzati e quali no. Vediamo cosa di speciale il programma che ho scritto prima. Beh, direi che è fatto bene, perché in effetti sono piccoli i metodi, corrispondono alle euristiche della GVM, tale per cui deciderà che l'inlining sta per verde, A viene inlineizzato e va a finire nel main, okay? Che era un loop, ricordiamocelo. Continuare a chiamare A. Okay? B viene chiamato da A, è piccolo, viene inlineizzato. C e D a loro volta vengono inlineizzati. Quindi, stando a quello che ci siamo detti prima, che cosa significa? Significa che non c'è un solo save point poll. Non è vero, ce n'è uno. Però non in A,
non in B, non in C, non in D, perché sono scomparse le chiamate, in quanto inlineizzate sono state copiate tutte nel ciclo del main, alla fine. Okay? E se abbiamo detto che stack, get stack trace ha bisogno di chiamare un save point per vedere che cosa succede nella JVM, nel momento in cui scrivete bene il codice, lo rendete invisibile a questi profiler. E probabilmente la parte in cui è scritta meglio il vostro codice è quella che sarà meno visibile. È completamente contro l'utilizzo di un profiler. Il profiler serve a capire le parti più usate. Se io l'ho ottimizzata, probabilmente perché mi aspetto che verrà usata di più. E scompare. Andiamo avanti. Non è finito. Cerchiamo di dare la colpa al metodo sbagliato a questo punto, perché è facile. Ho fregato la JVM, ho creato un programmino ad hoc che fa scomparire tutti i metodi. Però dai, non sbaglia sempre questo profiler. Beh, se incomincia a dare la colpa anche al metodo sbagliato, allora diventa grave. Si può fare? Certo che si può fare. Come facciamo? Creiamo un metodo piccolino che si chiama dammi la colpa ti prego. Era carino il nome. E un altro con chiamata non inlineizzabile scritta a mano. Non fatelo a casa. Cioè, se vedete il codice è bruttissimo, veramente bruttissimo, è per quello che ho avuto vergogna di postarlo. Però vi assicuro che funziona allo scopo ed è molto più simile al codice in produzione che vedo da anni, quindi in realtà non è così male. Può succedere davvero. E poi magari alla fine del talk in privato ve lo faccio vedere. Comunque, fatto sta che questa chiamata non verrà inlineizzata, come si vede dalla leggenda, è solo compilata perché viene eseguita tante volte, ok? Beh, vi invito a chiedervi, se io facessi andare il profiler di prima, la colpa a chi andrebbe? Non dovete ricordarvi tutte le regole di prima, io stesso non me lo ricordo, sto guardando le slide. E in pratica abbiamo detto che all'uscita di un metodo, se il metodo viene inlineizzato, scompare il save point. Qua abbiamo detto che non viene inlineizzata questa chiamata. Se non viene inlineizzata significa che il save point lo mantiene e non solo, mantiene anche la chiamata fondamentale. Quindi due cose, non una, non una sola. Ok, vediamo JVisual Profiler che ha da dire. Beh, ha dato la colpa, dammi la colpa. Quindi ha fatto il suo lavoro alla fine perché era quello che mi aspettavo. Non ha neanche fatto vedere il metodo prima. Ha incolpato il chiamante addirittura. Questo perché, siccome questo talk l'ho fatto qua, la sto facendo qua per la prima volta, però Nitzan Vakard, che è quello con cui lavoro alle librerie di concorrenza che ho citato all'inizio, ha fatto già notare questa cosa al team di JVisual VM. Quello che è successo è che hanno fatto, ah, ti frego io, trovo un sistema per dare la colpa al chiamante. In qualche motivo pensavano di patchare la cosa. Nelle prime versioni di JVisual VM la colpa veniva data a questo qua alla fine, che chiaramente lo vedevi, non faceva nulla. Ragazzi, non ha niente quel codice. È un codice brutto, scritto male, ma non fa nulla. Quindi dare la colpa a lui era veramente stupido. Hanno creato qualche meccanismo tale per cui la colpa la dà al chiamante, che è ancora più stupido, perché non fa niente neanche lui. Chiama l'altro. Ok? Questo è il meccanismo con cui hanno cercato di salvarsi. Tra parentesi, JProfiler, YourKit, che costano, fanno la stessa cosa. Okay. Allora, quindi, abbiamo detto che lo scopo di usare un profiler è spendere del tuo tempo per migliorare qualcosa, ok? E il tempo del tuo capo, probabilmente è il tempo dei vostri customer. Sono i soldi dei vostri customer, pardon. Allora, qual è il problema? È che se lui mi indica il metodo sbagliato, è molto male, ok? Sto perdendo soldi, ne vale la pena? Non lo so. Soprattutto perché il meccanismo è esattamente quello di palla avvelenata, che non c'è in inglese, quindi c'è dodgeball, però è quello. L'ultimo che si becca il poll, il save point poll, è quello a cui ricade la colpa. È una cosa che non ha nessun senso, oggettivamente. Altro problemino. Davvero i thread, prima nel meccanismo del save point polling, vi ho detto che i thread si bloccano tutti, i Java thread. Ma veramente è una cosa così terrificante. Fino a Java 1.8 sì, ma anche Java 1.9. Infatti è stata da poco, hanno cercato di ovviare un po' questo problema, almeno per i profiler, perché si erano accorti che era una roba veramente che non aveva senso.
E hanno creato questi thread local handshake, che è un nome fighissimo per dire che hanno creato dei save point locali al thread. Quindi esistono delle operazioni, che tipicamente saranno quelle di questo bellissimo garbage collector chiamato ZGC, ma non solo, anche per richiedere lo stack trace, in cui individualmente, se chiedi a un thread di fermarsi, quando il listener del segnale che è stata acceduta a una pagina non protetta, il segmentation fault di prima, decide che deve aspettare tutti, semplicemente per alcune operazioni non aspetta tutti. E quindi puoi avere delle pause individuali per ogni singolo thread. È una cosa carina, non risolve in realtà il problema, perché il problema maggiore è il dove va a finire il save point poll. Quindi ricordiamoci, non c'è questo problema di fermare tutti i thread, che in alcuni contesti è brutto, perché quando hai 128 core e hai 128 thread che stanno andando e si fermano tutti solo per dire abbiamo finito, non è bello. Okay? Quindi, qual è il problema? Anzi, il problema, le cose che rendono complesso lavorare con i Java Sampling Profiler. Il primo è un bias di carattere diverso che funziona di più con gli actor model, diciamo. Se tu hai un programma che fa delle cose con un certo intervallo, l'intervallo con cui rompi le scatole al programma per sapere come sta andando non può essere lo stesso. Chiaramente, perché ti sincronizzi con chi sta chiamando il metodo, non vedi più niente. Però questo problema, grazie al cielo, è risolto da 40 anni, quindi non c'è questo problema. Il secondo è un problema gravissimo, che è il save point bias, quello di cui vi ho parlato fino adesso. Ok? Il re da un occhio solo. Questi sono bellissimi programmi con una UI strafiga, ma che in fondo riescono a vedere il programma solo quando non serve. Perché quello fanno, no? E poi l'observer effect. Questo c'entra parzialmente con questo discorso. Davvero tutti i thread si fermano? Perché in realtà l'observer effect, nel momento in cui fate partire un sampler e gli dite di stampare tramite print GC application stop at time, è probabilmente la meno utilizzata, credo, tra tutte le opzioni, perché non sembra, c'è scritto GC, ma non c'entra nulla il GC, e che non riescono a categorizzarla in un altro modo. È la pausa per arrivare a un save point, perché se il tuo programma vuole chiedere uno stack trace e aspetta che tutti si fermano, perché siamo ancora a Java 1.8, non è vero, immaginiamo che si fermino anche singolarmente, non cambia tanto. Nel momento in cui devo richiedere lo stack trace, devo navigare nello stack trace, c'è un API adesso anche su Java 1.9, se non sbaglio per questo, richiede del tempo. Okay? Più tempo ci metto, più tempo ci vorrà che io esco dal save point. Quindi più tempo ci vorrà che riprendano a fare quello che devono fare i programmi, cioè i thread in Java, e continueranno solo che quando io ho finito, tutti insieme. Il tempo che intercorre tra quando mi hanno chiesto di arrivare al save point poll a quando fino alla fine ci sono arrivato, e poi sommato quello di chi è all'interno del save point e deve navigare lo stack trace, è un tempo a volte molto più lungo del garbage collector normale. Perché è molto ottimizzata una delle due cose, l'altra non tantissimo. E questa opzione, se la fate andare sui vostri programmi, mentre va JProfiler, JVisualVM, YourKit, speriamo JVisualVM, almeno non avete pagato, scoprirete che, insomma, sta rubando tanto tempo di CPU al programma. E questo ovviamente non va bene, soprattutto se lo fate andare in produzione, perché volete capire davvero in produzione che cosa sta succedendo al programma, ok? Quindi arriviamo un pochettino a vedere il panorama dei profiler in Java. Le macro categorie sono queste tre. Una l'abbiamo già affrontata, che sono i get all stack traces. Okay? Sono i programmi come JVisualVM, però c'è anche JStack. Se volete usarlo, usatelo. È command line all'interno della OpenJDK, non è divertente. Peggio anche di JVisualVM. YourKit e JProfiler. In realtà molti altri, però ho citato quelli un po' più noti. Poi c'è la categoria basata su async get call trace. Ho messo un link che vi inviterò a cliccare sulla presentazione. Questa chiamata è nascosta perché Oracle ha pensato bene che il miglior profiler doveva avere una chiamata che solo lui poteva utilizzare. Quindi c'è questa bellissima chiamata nascosta, ma è nascosta, non è documentata in nessun modo, che riesce a chiedere lo stack trace a una JVM
anche quando non è un save point. Ma se non è un save point potrebbe non essere neanche in codice Java, potrebbe fare delle cose, oppure lo stack ancora sta venendo creato. Quindi uno dei problemi di quella chiamata è bellissima, costa pochissimo per chiedere lo stack trace, ma potrebbe essere corrotto. JMC ha dei vantaggi, perché può utilizzare questa chiamata, quindi non ha il save point bias. Probabilmente li vedrebbe, il programma che vi ho fatto vedere prima, l'avrebbe più o meno visto. Qual è il problema? È che se per caso è corrotto un frame, JMC dice, don't care, ok? E questo non va bene, perché quando vedete i sample, per capire quanta percentuale è spesa all'interno di un particolare metodo, e cavolo, come 16 volte è stato chiamato? Io ho fatto un programma super veloce, com'è possibile? Solo 16 volte viene chiamato sto metodo. Probabilmente perché gli altri 150.000 sample se li ha mangiati JMC perché non è riuscito a beccarlo che stava chiamando codice Java. Okay? Questo è importante. Un profiler sincero, onesto, sarebbe l'ideale. E infatti ho aggiunto Honest Profiler. Open source, non si paga. Perde sample, te lo dice. Ti interessa? Sì, direi di sì, vorrei saperlo se non ce la fai a dirmi qualcosa, possibilmente. JMC non hanno intenzione di patcharlo. Il motivo per cui è diventato open source è perché stanno spingendo su Solaris Studios, che a sua volta utilizza sync get call trace. Okay? L'ultimo, molto legato al discorso dei flame graph. Abbiamo detto che Brendan Gregg ha trovato un modo di visualizzare tutti quei dati tramite i flame graph ed era un appassionato e un grande estimatore del Linux Perf Tool. Di nuovo, Perf Tool. I profiler nativi sono speciali, diciamo, perché funzionano solo con Java 8 oltre l'update 60. Ne esistono praticamente due, Perf e Async Profiler. Costano veramente poco quando vanno, cioè non mangiano tempo al programma in particolare, e riescono a catturare anche i native frame. Ma che sono questi native frame? Cioè, fino adesso non ne ho parlato, volutamente peraltro. Allora, ritorniamo ai flame graph, perché sono legati a questo discorso dei profiler nativi. Allora, questo è un flame graph di ActiveMQ Artemis, è quello su cui lavoro io. Che cosa succede a un programma reale? Potrebbe essere anche un vostro programma. Green, codice Java, eccolo qua. Color acqua, Java inlineizzato, questo è favoloso. Prima io ho dovuto utilizzare un tool, Gitwatch, che mi diceva quando venivano inlineizzate le chiamate, cioè quando il corpo del metodo veniva copiato nel chiamante. È possibile, perché ti viene incontro la rappresentazione dei flame graph, e perché ti viene incontro Perf, i profiler nativi di cui ho parlato 2 secondi fa, ti vengono incontro e sono in grado di dirti se una chiamata è vera o no. Meglio ancora, ti dicono se hai scritto il codice in una maniera tale per cui è riuscito a inlineizzarlo, perché il colore azzurro dice che probabilmente è corto questo metodo. Quindi, bravo, le vere chiamate sono quelle verdi, le altre non sono vere, ok? Però ci sono. Orange, kernel code, praticamente con gli sleep. Fate un thread sleep, interazione col kernel. Fate un synchronized, interazione col kernel. Kernel code in quel caso. Red, librerie C, JNI fondamentalmente. Utilizzate una libreria che usa JNI, ma nessuno usa JNI. Invece sì, Netty. E Netty, ve lo beccate, Getty pure. Neanche se lo volete, ce l'avete alla fine. È difficile scrivere un programma che sia solo Java, soprattutto se usate librerie. No. Yellow, C++, questa è la parte più interessante, perché in C++ è scritta la JVM, quindi vuol dire che se il garbage collector lavora troppo, vedremo comparire in giallo, in un angoletto, qua il garbage collector. Quindi non avete bisogno di abilitare i log del garbage collector per sapere che c'è un problema. Capite quanto tempo vi ruba nell'esecuzione, perché ve lo mostra lui. È una parte piuttosto importante. E lo stesso se per caso il codice non dovesse venire compilato. Vedreste il compilatore Java, che è scritto in C++, che impazzisce. Trovereste comunque che sta rubando tempo alla CPU. Quindi forse era meglio aspettare che venisse compilato il codice. Comunque,
quella rappresentazione si chiamano mixed, mixed mode flame graph. Ok, allora andiamo velocemente. Abbiamo detto che i frame nativi ci sono su una JVM, c'è il codice eseguito dalla JVM e naturalmente c'è tutto quello che fa la JVM. A noi non interessa, perché a noi piace il codice Java, peccato che Java è questo, è un programma, quindi esiste comunque questa parte. Se devi spendere del tuo tempo, non ottimizzi il tuo codice se sai che il problema è da un'altra parte. Ok? È importante. Andiamo a vedere Linux a questo punto. Abbiamo detto che è legato a perf. Ma perf che cos'è? Perf è una chiamata di sistema che chiede fondamentalmente al kernel di dargli degli eventi. Fatto e finito. Cioè, perf è quello. Poi se vogliamo vedere come funziona internamente potremmo spendere altri 80 talk. Però è quello. Chiedi una chiamata di funzione, ti mette a disposizione una coda, il kernel continua a pubblicare eventi su questa coda, tu li leggi. Fatto e finito. Quale tipo di evento? Perf sample call chain. Quindi sono lo stack trace. Lo stack trace possiamo recuperarlo direttamente nella nostra memoria da computer science. Non ho intenzione di riprenderlo qua. Io stesso la guardo e ogni tanto mi interrogo su come funziona. La parte più importante però è che quando vengono create le chiamate di funzione, c'è un riferimento nelle chiamate di funzione a quello che è successo prima, che si chiama il previous base pointer, che serve in teoria ai debugger per sapere cosa sta succedendo durante le chiamate di funzione. Però in Java, quando viene fatta una chiamata ottimizzata che utilizza l'assembly e si cerca di fare questa cosa, Java, che è molto smart, come abbiamo detto, la JVM non li mette. Quindi fondamentalmente non sappiamo cosa è successo prima. E se per caso perf in quel momento vuole recuperare lo stack trace perché gli abbiamo detto di farlo, arriverà qua e dice non è successo niente. Ok? È il motivo per cui Java deve essere oltre questa versione, la versione 8. Perché dopo questa versione hanno aggiunto la possibilità di preservare il frame pointer, che è questa linked list di quello che è successo prima, fondamentalmente. Quindi basta, perf è perfetto, perché usare altro? No, cioè, nel senso, funziona in tutto? No, ovviamente no. Ha un sacco di problemi. Il primo è che il codice Java interpretato non crea uno stack, per esempio. Quindi il codice Java interpretato non lo vediamo. Abbiamo bisogno di una certa versione di Java. In alcuni contesti, legacy, è un problema questa cosa. Vai dal cliente a dire di usare Java 8, che Java 7 era meglio. Non si può fare. Poi è instabile quando ci sono tanti thread, perché li recupera un thread per volta. E questo è un altro problema. Okay. Ed è per questo che arriviamo a un'altra tipologia di profiler, async profiler. È open source, funziona molto bene ed è ibrido. Ibrido cosa significa? Che utilizza async get call trace ed è sincero, vi dice se manca i campioni, ma utilizza anche perf. Quindi utilizza perf per la parte in C, C++ e quant'altro, e async get call trace per recuperare la parte in Java. Li matcha e crea lo stack trace. Una meraviglia, è il meglio dei due mondi praticamente. E non hai bisogno di usare la versione Java 8 Update 60, perché tanto Java può fare il suo lavoro, perché per recuperare lo stack trace Java utilizzerà async get call trace. Quindi Java non ha bisogno di, in un modo diverso, costruire il medesimo stack trace. E in più permette di profilare i monitor in Java, reentrant lock, allocazioni, cache misses, fa un sacco di cose. La cosa più bella è che io gli posso rompere le balle a quello che l'ha creato. E infatti lo faccio puntualmente. Queste sono tre issue. In una mi ha detto che non l'avrebbe fatto, però vabbè, è giusto, è open source. E gli ho chiesto di creare i flame graph per i reentrant lock. A me servivano. I synchronized non li usano i miei colleghi, vogliono i reentrant lock. Quindi non riuscivo a fare un flame graph che mi dicesse la contention tra i vari lock. Gliel'ho chiesto, ci ha messo 5 minuti. Una figata. Gli ho chiesto di crearmi la possibilità di vedere i frame inlineizzati, perché non essendo più che è perf per chiedere la parte in Java e ti fa vedere anche il codice interpretato, se una chiamata avviene davvero o no, non lo sa. Get async call trace, quella che abbiamo visto, che usa anche GMC, compare. Ok? Allora, per quanto mi riguarda, in realtà abbiamo finito. Spero di avervi dato un po' di speranza, perché Async Profiler è open source. Lo stesso vale per perf.
Io li uso e gli rompo anche spesso le scatole, sono molto gentili peraltro. Con GMC, Visual VM, ho semplicemente smesso, perché non funzionano. E non è che funzionano ogni tanto. Ora lo sapete. Ok, finito ragazzi.